la gente vive in uno stato di schizofrenia. Nella misura in cui l'economia del denaro va ramengo, noi diventiamo dei privilegiati. Qua che non puntiamo sul denaro, noi abbiamo la legna per scaldarci, abbiamo il mangiare finché vogliamo, per noi e per altri 100, abbiamo il posto, abbiamo lo spazio fisico di muoverci, abbiamo la terra, possiamo coltivare finché vogliamo, basta solo farlo. Da alcuni decenni la vita politica ed economica di ogni paese è basata sulla crescita del prodotto interno lordo, il PIL. Ma deve essere così. Dobbiamo essere per forza contenti se l'economia cresce, anche se la nostra qualità di vita non fa lo stesso, magari proprio a causa della crescita del PIL. Si vede bene che la felicità è tutta un'altra cosa. La scelta non è stata fine in fondo, ovviamente, perché parte dal terremoto, quindi diciamo che è stata una scelta a metà, insomma. È chiaro che poi rispetto alle ipotesi che si aspettavano appunto all'Aquila dopo il terremoto, lì sì, è stata un'affermazione di autonomia. Cioè, decidiamo noi dove andare a vivere, con chi e perché. Uno. Una. Il nostro è un approccio molto, molto laico, molto graduale, molto non dogmatico. Cioè noi pensiamo che scelte di transizione verso una vita, uno stile di vita sostenibile, debba passare dalla volontarietà. Per ciascuno è diverso, per ciascuno può avere passi e tempi diversi. Ecco, io credo che la cosa più importante sia prendere la direzione giusta.